Leonardo Romanelli a Pistoia. Una volta era una cosa eccezionale, ora quasi quasi sei di casa. Direi sì, che alla fine è stata una delle città riscoperte, cioè a dire che sapevi che era lì, sapevi che a un certo punto era facile arrivarci, ma non ci venivi mai. Da un punto di vista professionale, in realtà sta diventando una città che mostra tantissimi elementi interessanti. Perché? Perché alla fine sfata un po' il luogo comune che i Norcini sono nella zona sud della Toscana, sfata l'idea che c'è solamente il pecorino nelle montagne pistoiesi, non c'è solo la farina di castagne, non c'è solamente i necci, se no alla fine veramente si rischia di parlare solamente di necci e pattona, no. Qui c'è veramente tanti altri aspetti. Devo dire, allora, a parte quello che è il concetto della tradizione, pensiamo che proprio perché è stato un territorio per certi versi non attaccato a tutto quello che è stato l'eccesso di turismo, ma nemmeno, voglio dirti, da una richiesta perversa delle solite cose, che si è sviluppata una ristorazione carina, diversa un po' dal solito, adatta un po' a tutte le tasche, ma soprattutto dove si può anche assaggiare cose che oggi sono di moda, il seitan per esempio, cioè nel senso che anche chi fa piatti vegetariani e vegani riesce a farli con attenzione, cioè dandogli proprio la conformazione di piatto vero, di ricetta vera, e non tanto di semplice nutrimento da prendere senza curare quello che è l'aspetto e il gusto.